Buonasera Rossini TV, di nuovo insieme per un bellissimo festival. Oggi sono a Pesaro, a breve entrerò all'interno del bellissimo cortile di Palazzo Gradari qui a Pesaro, in pieno centro storico, per assistere a un nuovo festival, Mare Magnum Festival, il pesce nelle tavole pesaresi. Un nuovo evento tutto dedicato alla pesca e alla filiera ittica. È un evento promosso ovviamente dal comune di Pesaro, da tutta l'amministrazione comunale, in collaborazione con Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio e anche con il sostegno di Spazio Conad. Questo evento nasce per dare valore al comparto della pesca e per promuovere l'uso del pesce in maniera consapevole e soprattutto per dare un'identità culinaria alla nostra città con il passatello di pesce che oggi sarà il protagonista. E allora noi ci siamo, entriamo nel festival e vediamo che cosa succede. Non si dice mai buona pesca, non si dice, soprattutto per quelli molto scaromantici. Te sei scaromantico? Accanto a me Francesca Frenquellucci, assessore attività economiche. Buonasera Francesca. Allora, lei è stata un po' l'organizzatrice di questo evento. Ci racconti com'è andata? Sì, ci ho creduto perché l'incontro che avevo avuto con i pescatori 6 mesi fa, dove mi chiedevano di portare avanti questo tipo di progetto, e quindi una volta portato in giunta e la giunta ha votato a favore alla delibera, siamo andati avanti. È stato un grande impegno, devo dire che adesso sono stanca perché dopo 2 giorni di organizzazione, però sono contenta perché anche Portati il Piatto a futuro funzionato. Oggi ci sono state tante persone, hanno capito i cittadini il messaggio che abbiamo voluto mandare, e soprattutto quello che mi ha reso felice è che comunque facevano i complimenti al comune di Pesaro, e questo è fondamentale. Il mio ruolo in questo momento è quello di portare la voce del comune, quindi benvenga che abbiamo accontentato cittadini, pescatori, commercianti, e quindi sicuramente verrà riproposto come idea. A proposito di Portati il Piatto, ci racconti un po' di questa iniziativa? Le persone sono arrivate, avevano il proprio piatto, cucchiaio, e dopo, quando è stato cotto il passatello col brodo di pesce, si sono messi in fila con il proprio piatto e hanno mangiato come, diciamo, si fa nelle sagre o nelle fiere o nelle feste, ma in questo modo noi non abbiamo dovuto utilizzare né plastica, e questo è un modo per spingere le persone a utilizzare il meno possibile la plastica. Poi sappiamo benissimo che in mare la plastica danneggia, e infatti ieri abbiamo anche ricevuto, per questa iniziativa dalla rete dei comuni sostenibile, abbiamo ricevuto la targa, e quindi anche questo ne andiamo fieri come comune di Pesaro. Complimenti per questa iniziativa e speriamo che questo sia il primo di una lunghissima serie. Sì, sicuramente sarà così, anche perché l'assessore Vimini, ho visto che ha capito il progetto e da subito mi ha spinto ad andare avanti, e di conseguenza è venuta fuori, dai, una bellissima cosa. Vice sindaco e assessore di questa bellissima città, Pesaro, buonasera Daniele Vimini. Che cosa rappresenta questo evento oggi per Pesaro? Ma rappresenta un punto di ripartenza sulla tradizione gastronomica,
da tanto tempo a tutti i vari stati generali del turismo, in tante occasioni con i ristoratori, con gli operatori, si diceva tra le cose che mancano è un'identità rispetto a un piatto tipico che i turisti possano cercare nella tanta offerta trasversale tra Marche, Romagna, eccetera. E abbiamo pensato con questa DECO, che è questa denominazione comunale, che è un impegno anche serio, è portato avanti dal Consiglio Comunale e dalla Commissione Specifica dei tecnici in giro per la provincia, che il passatello di pesce fosse la prima, il punto di partenza, insomma, la cosa veramente, il punto di congiungimento tra la tradizione delle mamme e delle nonne e la tavola dei ristoranti in cui a volte questo piatto manca. E questo progetto, compreso anche la bellissima manifestazione di questo weekend, aiuta a riaffermare un piatto, a farlo conoscere meglio, a stabilirlo disciplinare, a rinnamorarsene, perché poi dobbiamo essere noi i primi innamorati per poi far innamorare i visitatori di Pesaro e i turisti, e penso che insomma la prima prova sia ben riuscita. La maggior parte di questi prodotti vengono acquistati al mercato all'ingrosso di Pesaro praticamente, vengono portati da barche, da armatori che ci portano questi prodotti qui, e loro pescano con un'attrezzatura che si chiama i rapidi, cioè le draghe o gabbie. Abbiamo 3-4 giorni di mercato settimanale, comincia alle 5 l'asta. È un'asta a ribasso, praticamente è un'asta al contrario. Lui fissa il prezzo e poi va in decrescita. Il pesce parte, mettiamo, da 10 euro e poi comincia a scendere 9,90, 9,80. Tu decidi un prezzo e devi essere abile a comprarlo prima che l'altro ti freghi. Chi vuole il prodotto, che gli interessa il prodotto, praticamente con questo tasto qui non fai altro che fermarlo qui e ti fissi il prezzo che più o meno ti serve. Silvana Fornace della Confartigianato, buonasera signora Silvana, e questo evento oggi non parla solo di prodotti enogastronomici locali ma anche di artigianato locale. Sì, assolutamente artigianato d'eccellenza e di qualità, le ceramiche pesaresi, ceramiche Bucci, ceramiche Donzelli e anche il tovagliato stampato a mano e fatto a mano di punto 11 di Mary Paolucci. Abbiamo voluto fortemente la compresenza della realtà artigiana perché non c'è niente di meglio che presentare una ricetta assolutamente locale di Pesaro, che infatti ha ricevuto la DECO, che è il passatello al pesce, dentro un piatto bellissimo con una colorazione, con una cosa particolare, più ovviamente su una tovaglia che lo accompagna con un disegno al tema mare, pesce. Quindi questo per dire che questo è un esperimento ben riuscito di sinergia in cui le associazioni e le realtà produttive fanno sistema insieme all'istituzione, all'ente comunale, il tutto per promuovere al meglio tutto il nostro territorio, che è arte, cultura, enogastronomia e quindi storia e quindi bellezza e quindi gusto e buon vivere. Alessandro Licurgo accanto a me, Confesercenti. Confesercenti è uno dei protagonisti di questo bellissimo festival. Alessandro, le chiedo da quale è nata, come è nata l'idea di questo festival? Beh, l'idea è nata proprio da Confesercenti, sentivamo il bisogno di dimostrare un po' quello che era tutto il mare, quindi tutta la filiera dal pescatore che va in mare dalla sera per tornare al mattino presto fino alle nostre tavole, quindi con tutti i passaggi della filiera. Ecco, questa è stata la prima nostra intenzione, poi l'abbiamo implementata con un po' di ecosostenibilità. Abbiamo sentito i pescatori, abbiamo sentito i commercianti, i nostri commercianti del pesce, che ci hanno un po' descritto quello che avviene in mare, non è bello. Per cui anche tutte le manifestazioni che sono state fatte oggi sono proprio ecosostenibili. Abbiamo fatto un assaggio attraverso i nostri pescatori, i nostri commercianti del passatello al brodo del pesce, che è una cosa nata molto povera, ma è
posso assicurare, l'ho mangiato prima, spettacolare, facendo portare appunto il piatto da casa alle persone, quindi niente plastica che inquina il mare, siamo pieni, veramente il pesce ne risente tanto, per cui abbiamo voluto abbinare la storia, le storie di mare e di pesce insieme a una cosa che oggi come oggi è assolutamente imprescindibile, che è l'ecosostenibilità. E proprio a questo proposito, quanto è importante quindi essere ecosostenibili nelle nostre tavole, nelle tavole di tutti i giorni? È fondamentale, anche perché dobbiamo imparare, ecco, in questo percorso cominceremo con questo anno zero della manifestazione a fare anche un po' di educazione alimentare. Forse non tutti sappiamo che anche per il pesce ci sono le stagioni, quindi il pescato non è sempre uguale. Affidiamoci ai pescatori piuttosto che ai commercianti di pesce, loro dicono i commercianti al dettaglio di pesce, per noi sono sempre i vecchi pescivendoli, sono fieri di esserlo, affidiamoci a loro, perché veramente abbiamo pesci buonissimi che magari non sono ultra referenziati, non sono molto pubblicizzati, ma sono veramente il plus ultra che possono arrivare alle nostre tavole. No. Però il brodo si fa con tutto, si potrebbe fare con un riciclo, con una carcassa di una sogliola, con la carcassa di una spigola dopo aver fatto il feto, perciò si fanno due piatti con un unico pesce. Ho imparato a fare i passatelli dalla mia nonna. Noi abbiamo mantenuto sempre la tradizione, diciamo. Questa pasta è una pasta che risale alla nostra tradizione perché viene ricavata dai rimasugli, gli scarti un po' che c'erano in cucina. In questo momento la gente richiede proprio i piatti di una volta, i piatti tradizionali, tutta roba locale e di qualità. Allora, questo sono 3 etti di pangrattato, 2 etti di parmigiano, 5 uova, 5 limone grattugiato perché è proprio il sapore gradevole che dà il passatello, noce moscata e poi amalgamiamo. Accanto a me Mario di Remigio, Commissione d'Eco, oggi è stato assegnato questo importante certificato d'Eco, allora le chiedo di che cosa si tratta. Allora, diciamo che la denominazione di origine comunale è un'assegnazione di un riconoscimento, diciamo che più che un riconoscimento è un disciplinare che viene applicato su un prodotto che può essere sia gastronomico come può essere un oggetto d'artigianato, industriale, qualsiasi cosa. Diciamo che questa denominazione comunale identifica una procedura sia come ingredienti nel caso della ricetta sia come tecnica di esecuzione, quindi stabilisce che una ricetta deve essere in quel modo e fatta esattamente per tutti uguale. Diciamo che è solo l'inizio, perché il riconoscimento che è stato dato è quello di poter fare il passatello d'eco sia in brodo che asciutto. Quello che invece avverrà successivamente quando metteranno il passatello in menù, quindi entrerà logicamente nelle attività davvero, la commissione dovrà poi rivalutare se la ricetta è congrua alla ricetta originale. Quindi diciamo che è un percorso molto serio, perché è stata fatta una codifica di una ricetta, sono stati individuati gli ingredienti, la storicità degli ingredienti ed è stato anche individuato quello che poteva essere l'eventuale utilizzo e le varianti di quella ricetta. In questo caso era la variante il passatello asciutto al sugo di pesce, invece la ricetta principale è il passatello in brodo di pesce. E quindi diciamo che diventa una grossa opportunità per Pesaro se riusciamo in qualche modo in un percorso di qualche anno a riconoscere alcune delle nostre tipicità, soprattutto per il turista che viene a Pesaro e potrebbe chiedere cosa si mangia a Pesaro, una domanda stupida, e uno può rispondere le deco sono queste. Un'ultima domanda, quanti ristoranti hanno partecipato e quanti hanno ricevuto questa certificazione? Allora, diciamo che i ristoranti in questo momento è un momento un po' così di stallo, perché ci sono molti che erano chiusi per ferie, ci sono gli stagionali che sono chiusi. Diciamo che l'iniziativa è stata presa con entusiasmo.
I ristoranti che erano aperti, potevano partecipare, che abbiamo individuati, erano 12, poi di questi due hanno chiuso poi per ferie, quindi sono rimasti in 10 e diciamo che la possibilità di fare il passatello d'eco è stata superata da tutti. Adesso ripeto, è solo il primo step, il secondo step sarà quando entreranno in menu, se poi questo passatello rispecchia tutte le norme, allora potranno applicare la vetrofonia e a quel punto faranno il passatello d'eco. Sono Floro Bisello, sono segretario nazionale dell'Associazione Difesa dei Consumatori ADUSBEF e abbiamo istituito tramite l'assessore Francesco Frequellucci la commissione di controllo sul passatello di pesce che proporranno gli ristoratori che hanno aderito alla DECO. E la commissione ha il compito di controllare se i ristoratori si attengono a quella che è la ricetta così come formulata nella disciplinare, e la commissione di controllo potrà chiedere la documentazione per controllare se i prodotti del piatto se sono effettivamente quelli previsti nella disciplinare, e nel caso vi siano violazioni si possono comminare anche delle sanzioni che vanno dagli 80 euro ai 480 euro fino addirittura alla sospensione o alla revoca della concessione della DECO. Oggi presente a questo evento anche l'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro e qui accanto a me una docente, una professoressa Federica Gurini. Buonasera professoressa. Allora, la prima cosa che le chiedo è che cosa hanno fatto i suoi ragazzi oggi a questo evento? Allora, la mia classe di sala, una quinta di sala, si sono preparati ovviamente la spiegazione e la studio della bottiglia di vino che abbiamo abbinato col passatello di pesce preparato in contemporanea con la classe di cucina del professor Santini. Hanno studiato quindi il vitigno, è un'azienda della zona nostra del territorio di Pesaro, e hanno anche studiato la storia dell'azienda, visto che comunque il nostro obiettivo è anche quello di promuovere i valori tipici e i prodotti tipici della nostra zona. L'acqua di cottura dei crostacei l'andrò a riutilizzare per amalgamare il passatello in cottura. Si è appena concluso questo bellissimo evento che mi auguro che sia il primo di una lunghissima serie. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, li voglio ricordare di nuovo: il comune, tutta l'amministrazione comunale, Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato in sostegno con Spazio Conad. Ricordiamo sempre di dare valore alle nostre tavole, quindi di dare valore ai nostri prodotti locali, non solo enogastronomici, ma abbiamo visto anche prodotti artigianali locali, per dare a Pesaro e in generale alla nostra provincia, alla provincia di Pesaro Urbino, il vero valore promozionale. Un saluto, un abbraccio da Roberta e da Rossini TV.